Nasce una nuova campagna di sensibilizzazione che coinvolge uomini e donne nella lotta contro la violenza. Oggi è stato organizzato alle 11 al Palazzo degli Elefanti, sede del municipio, l'evento La lotta alla violenza non ha genere, uomini e donne insieme, patrocinato dal Comune e dall'Università di Catania e realizzato in collaborazione con noino.org. Una donna su tre in Sicilia ha subito un maltrattamento sessuale o fisico. 15 donne nell'ultimo anno sono state uccise. Questi sono i dati divulgati dall'Assessorato regionale alla salute. Uomini e donne insieme, la lotta alla violenza non ha genere. Di cosa tratta la manifestazione? La manifestazione vuole sensibilizzare uomini e donne, la società intera, in particolare i giovani, dove il crimine della violenza possa essere isolato a favore di un lavoro congiunto. A sottolineare l'importanza della presenza maschile in questa iniziativa, molti personaggi di rilievo della città etnea. Presente infatti il sindaco Enzo Bianco, il rettore Giacomo Pignataro, gli attori Mario Onipato e Pippo Pattavina, il presidente dei giovani imprenditori Antonio Perdichizzi, il regista Ezio Donato, insieme al cantautore Luca Madunia ed al giornalista conduttore televisivo Salvo La Rosa. Una campagna che si spera possa sensibilizzare i cittadini di Catania. È veramente molto importante dare il proprio contributo per cercare di risolvere tutte le cose che non vanno. Il tema della violenza sulle donne è uno dei più gravi che, nonostante tante campagne di sensibilizzazione, continua purtroppo a mietere vittime e atti di violenza. Quindi è il minimo per chiunque sia un po' impegnato nella nostra società essere a disposizione per, come dice questa campagna, mettere